Ciao ragazze, nuovo video outfit, visto che vi è piaciuto così tanto e ne sono super felice, eccomi qui a registrare un altro. Niente, vi faccio vedere tra l'altro tre cosine nuove che ho comprato. Una è la giacca di Mango che avevo anticipato in un video, un vlog, ma poi non ve l'ho fatta vedere. È una giacca, un piumino che ho comprato da Zara. Questo è un... In realtà è per quanto riguarda il make-up, però ve lo faccio vedere. Allora, vi faccio vedere che stranamente ho fatto un trucco, che in realtà nei miei video non rendono mai perché comunque io registro col cellulare. Vabbè, comunque ho fatto un trucco un pochettino più elaborato del solito. Ho messo nella parte iniziale, però non si vede assolutamente, cioè sembra che non ci sia niente, ma in realtà mi sono anche adoperata. Vabbè, comunque, fidatevi, ho messo nella parte centrale questo che è l'illuminante di Cosmify. Ho preso il colore Ebe, si chiama Cosmify, sì, che è di Basic Gaia. In realtà l'ho preso più per, cioè sì, beh, mi piace come prodotto, però l'ho preso anche per sostenere Gaia, perché comunque mi piace molto come youtuber, quindi la trovo molto carina e quindi mi è piaciuto sostenerla. In realtà volevo comprare anche qualcosa, quelle di Giuliana, però ho guardato le colorazioni, non mi convinceva nulla e quindi niente, vabbè, comunque. Detto ciò, ho preso questo che è Ebe, perché l'ho preso perché sia per utilizzare come illuminante quello che ho su in questo momento, che secondo me è molto bello, mi piace davvero tanto e dura davvero tantissimo, e appunto per utilizzarlo anche come ombretto. Infatti io l'ho utilizzato o su tutta la palpebra mobile, lo utilizzo, ma in questo caso l'ho messo nella parte iniziale. Poi ho messo questo qua di... come mi sono organizzata, vi ho portato anche tutti i prodottini. La luce non è naturale, quindi non è che si vede tantissimo. Poi ho messo Sable di MAC, che è questo rosa qua, metallizzato. Poi ho messo nella piega nell'angolo esterno un ombretto matte, e questo qui è quello di Nabla e si chiama Leon, che è questo qui, che risulta un pochettino più rossastro, dalla fotocamera lì non rende. E niente, poi ho sfumato semplicemente nella piega dell'occhio, ho utilizzato un ombretto marrone, cioè un color terra per intenderci. E niente, sulle guance, che lì tra l'altro non si percepisce, ho messo questo qua di MAC che è lo Sweet as a Cocoa, ed è questo qua, che mi piace molto perché è molto neutro. Sulle labbra ho un rossettino rosa molto basico, perché siamo usciti a pranzo, quindi non ho messo niente di... Uno, perché avevo già truccato gli occhi più del mio solito, però comunque appunto volevo rimanere anche con le labbra leggere. Allora vi faccio vedere l'outfit. Ho praticamente indossato un maglioncino, questo qui è uno di quelle, secondo me, quel genere di maglie super comode, perché si possono stratificare, nel senso si possono mettere sotto i cardigan ampi, sotto le giacche, o anche utilizzarla come maglioncino, però è un pochettino più primaverile perché non è molto pesante. Sotto ci ho messo questa t-shirt qua bianca, che esce un pochettino, nel caso sarebbe anche carino portarlo così, ma nel mio caso ho preferito utilizzarlo così sopra, vedete, proprio un maglioncino classico nero. E sopra ho utilizzato questa giacca molto over, infatti non so se riuscite a vedere, con la manichina così a tre quarti, ed è questo bel color senape, che devo dire mi piace davvero tantissimo. Vedete, fatta così, non ha il collo, è veramente a me piace tantissimo, perché vedete, è molto ampia. E questa qua l'avevo comprata da Mango, se non sbaglio, no, l'avevo comprata a settembre. Sì, a settembre, perché mi ricordo che dovevo andare a un matrimonio e quindi l'avevo comprata per quell'occasione, perché poteva essere un'alternativa per il sopra che poi non ho utilizzato, o che ho utilizzato, vabbè, comunque non mi ricordo. Comunque vabbè, è questa qui, mi piace tantissimo. Sotto un paio di jeans semplicissimi, skinny, neri. Vi faccio vedere, un'altra new entry, che sono le scarpe, che ho comprato settimana scorsa, sì. E sono queste qui di Adidas, che sono le Canvas, no, sono le Campus, e sono fatte così. Ed è questo giallo ocra che mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo perché io, sapete, mi vesto sempre di nero, oppure anche col grigio, e secondo me questo colore ci sta benissimo, quindi super approvato. Vi faccio vedere la giacca di Mango. Allora, in realtà oggi ho utilizzato il piumino di...
di Zara perché fa un pochettino freschino. Però Fabio per San Valentino mi ha regalato questa giacca qui in ecopelle di mango che mi piace molto perché oltre a essere over e lunga è anche imbottita all'interno, vedete questa imbottitura qua rosa e quindi risulta pesante, nel senso si può utilizzare anche in questa stagione qua e infatti la bramavo per quello, perché comunque io non sono molto da né da piumini, io sono da cappotti o da giacche in ecopelle, il piumino non è una cosa che mi piace e quindi questa qui è piuttosto invernale, cioè poi vedete io, cioè questo genere qui lo adoro, cioè mi piace tantissimo e quindi ci poteva stare benissimo sopra questo outfit, ma in realtà oggi ho utilizzato un'altra giacca di Zara, che adesso vi faccio un piumino di Zara che vi faccio vedere. Che invece mi sono regalata con un buono che mi ha regalato mio fratello per Natale. Adesso ve la faccio vedere. Allora, vi dicevo che io non sono per niente da piumini né da piumini, ecco, sono più da giacche in ecopelle oppure cappotti. In realtà mi serviva un piumino perché comunque quando fa veramente freddo la giacca in pelle non copre abbastanza, men che meno un cappotto. E quindi in realtà mi serviva. Ho fatto un po' in giro per negozi, non ho trovato nulla. Ho trovato invece sul sito, perché il negozio non l'avevo vista, questa giacca qui, che è sì un piumino, però vedete che è tipo liscia. Cioè non ha l'effetto come, ecco, come se fosse l'interno che è tipo effetto piumino, l'esterno è liscio. Adesso non so come spiegarvelo, quindi fa meno effetto palla. Ha il collo un po' così alto. Il cappuccio è fatto così tipo felpa, quindi mi piace tanto per questi dettagli. E poi sul fondo, vabbè, ha le zippone qua e le due aperture. È veramente molto semplice, tra l'altro non è costato neanche tanto perché se non sbaglio era, non mi ricordo se 59 o 69, però vedete non è il classico piumino che a me non piace, però è fatto così, vedete? E per me secondo me è molto bello, sia elegante fino a un certo punto, nel senso non per andare a un gala, però magari con un abitino sotto non è male, vedete ha questo effetto qui col cappuccio così. Questi dettagli qua, però poi rimane liscio, cioè non è troppo ingombrante, però in realtà è un piumino, quindi devo dire che mi piace tanto. Ovviamente se riesco vi metto i link di tutto. Sicuramente la giacca di Mango non c'è più, ne sono sicura. La giacca in ecopelle guardo perché comunque Fabio me l'ha presa a Mango Outlet, era sì nella nuova collezione per loro, però non lo so se c'è in effetti sul sito Mango Outlet, provo a controllare, vi metto qui sotto il link. Questa dovrebbe esserci perché l'ho presa 2 o 3 settimane fa e niente, le scarpe le ho comprate in negozio, quindi penso che ci siano, comunque se le trovo online vi metto sempre il link. Ah, e come borsa ho utilizzato una semplicissima pochette nera. Ho utilizzato questa. Questa qui è una borsa storica che ho preso da Zara, che tutte mi chiedono, anche le persone che conoscono mi chiedono dove l'ho comprata. Comunque è una borsa che avevo comprato a Milano con una mia amica, che tra l'altro l'ha presa anche lei se non ricordo male. E niente, cioè non ha niente di che, però è veramente una bella dimensione ed è super comoda. Cioè io utilizzo tantissimo questo genere di borse qui a tracolla. E niente, allora fatemi sapere cosa ne pensate di questo outfit, mi mando un enorme bacio, ciao!